deputato. È Vincenzo Vinciguerra. Eccolo in questa intervista. Vincenzo Vinciguerra, catanese, 40 anni. Lei è l'unico reo confesso di una strage. Ho detto reo confesso perché così viene generalmente definito e noi stessi qua e là abbiamo usato questa espressione. Se nell'84 non avesse preso l'iniziativa di parlare, il colpevole della strage di Peteano del 72 forse non l'avremmo mai conosciuto. E lei forse non sarebbe qui a scontare l'ergastolo. In realtà, come va chiamata questa sua presunta confessione? Ci sono due punti importanti da chiarire. Non c'è stata nessuna confessione. C'è stata un'assunzione di responsabilità preannunciata in un interrogatorio ai magistrati di Bologna il 20 giugno 1984. Quindi assunzione di responsabilità che può essere intesa e deve essere intesa come rivendicazione eventualmente dell'attentato, non come atto di contrizione, come potrebbe far intendere e come fa a intendere il termine confessione. L'altro punto riguarda l'unica strage. Giuridicamente è strage qualsiasi fatto provochi la morte di più di due persone o comunque che ponga in pericolo l'incolumità di diverse persone. Ma strage, su un piano etico, su un piano morale, è quella che colpisce indiscriminatamente obiettivi civili, falcia la popolazione civile, nelle banche, nelle stazioni ferroviarie, sui treni. Un obiettivo militare colpito nell'ottica di un attacco allo Stato non può essere definito strage, giuridicamente, ma non su altri piani. Non può essere messo sullo stesso livello dell'attentato di Piazza Fontana, di Brescia, dell'Italicus, della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Lei ha chiamato Peteano un atto di guerra contro lo Stato. Esatto. E quei carabinieri che non sapevano di essere in guerra? Ma i carabinieri sapevano di essere in guerra perché lo Stato è da anni, ancora prima del 1972 che si parla di conflitto in Italia. Perché dire che non sapevano? Perché un conflitto va dichiarato e presuppone due parti disposte a combatterlo. E c'erano infatti le due parti. In uno stato di diritto la parte che lei considera avversa non ha mai inteso partecipare a una guerra. Ma io dico di più. Io dico una cosa diametralmente opposta alla sua. Io dico che lo Stato ha dichiarato una guerra senza avvertire la popolazione. E l'ha fatta questa guerra. Quindi i carabinieri di Peteano, lei ha ragione, non avevano colpe specifiche, su questo punto concordo e proprio per questo che non ho usato il termine rivendicazione fino ad oggi. Ma dire che non c'è stata una guerra o che non c'era una guerra già nel 1972 è cosa inesatta. Guerra contro chi? Contro che cosa? Da parte mia guerra contro lo Stato, da parte dello Stato guerra contro questa nazione. Cioè lo Stato che fa la guerra a se stesso? Lo Stato strumentalizza, oppositore, crea una situazione di scontro, destabilizza l'ordine pubblico a fine di stabilizzare l'ordine politico. Ma cominciamo dal principio. Dica. Lei apparteneva a Ordine Nuovo? Sì, io ho iniziato la mia attività nel Movimento Sociale Italiano, poi sono passato in Ordine Nuovo. Ma voi non volevate un partito, volevate un fronte di guerra? Noi eravamo impegnati in un'attività politica, contro un sistema di partite che non poteva trovare il nostro favore. Io non sono democratico, non ero democratico e rimango antidemocratico perché non credo alla democrazia. Non credo che esista un regime democratico. Qual era stata, prima di Peteano, l'attività del suo gruppo e sua?
Mi vuole dire quali furono le azioni più importanti? No, guarda, non è che ci siano state delle azioni eclatanti. È l'attività di un gruppo politico che si affida al volantinaggio, partecipa alle manifestazioni di piazza, fa opera di proselitismo. Cioè, un'attività più che normale. Mette qualche bomba? Qualche bomba è stata messa a partire dal 1971. La prima fu alla Democrazia Cristiana, in coincidenza dell'ingresso dei blindati dei carabinieri a Reggio Calabria. Come vedi, già in quell'attentato non c'è l'ottica del neofascista che vede nell'arma dei carabinieri o nelle forze di polizia i corpi sani della nazione, che contrappone lo Stato al regime. No. Infatti il primo attentato fu di protesta contro questo intervento delle forze di polizia a Reggio Calabria e colpì la sede provinciale della Democrazia Cristiana di Udine. In quali circostanze maturò la decisione di compiere l'azione di Peteano, che mi pare fosse un salto di qualità? Guarda, l'attentato di Peteano non è che matura in un giorno. Nasce da un'analisi. Un'analisi che inizia sul finire del 1969. Un'analisi che coinvolge quella che è l'esperienza mia personale in quello che è la valutazione del mondo neofascista e quindi della nostra azione. E nell'analisi si arriva praticamente alla conclusione di uno scontro frontale con lo Stato. Peteano è stato un segnale. Chi fu il teorico di quell'azione? Lei che parte ebbe in quella fase? Ma guardi che io ho rivendicato l'ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attentato di Peteano. Io non ho mai avuto un teorico. Sono stato contemporaneamente il teorico e il pratico. Ecco, uccidendo dei carabinieri, che cosa contavate di ottenere? Contavo di lanciare un segnale perché venisse meno questa strumentalizzazione che veniva fatta dal mondo neofascista, del mondo neofascista, da parte dei suoi dirigenti, che non potevano continuare a frequentare gli stati maggiori e i servizi di sicurezza e contemporaneamente proclamare la guerra al sistema e l'eredità della Germania nazionalsocialista. Perché sceglieste proprio quel luogo? Lo sceglimmo perché era un posto isolato, un posto nel quale non potevano essere coinvolti i civili. Anche la dinamica dell'attentato, anche la telefonata venne fatta in quest'ottica, perché quando mi accorsi che questa trappola, questo agguato, perché sempre agguato rimane, non era scattato, lì restava una macchina che chiunque poteva far detonare. Bastava un curioso, bastava anche un bambino e di conseguenza feci telefonare e la telefonata provocò ovviamente la corsa dei carabinieri e quindi l'attentato ebbe l'esito che si prefiggeva. Lei si è definito, se non ricordo male, un soldato politico, esatto. Che cosa significa?